Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio presentare come attivare o riattivare il famoso cubo di Compiz, quello che fa girare i desktop virtuali in una forma cubo nello spazio, e anche così per sfizio come attivare le finestre che io chiamo gelatinose. In Unity, gelatinose sono poi quelle tremolanti che quando si muove la finestra fanno un po' proprio come una gelatina, ecco. E questi sono classici effetti grafici che si usavano spesso prima nell'era pre-Unity, quando noi possessori utilizzatori di desktop Linux potevamo mostrare a chi usava altri sistemi operativi quanto fosse accattivante un'interfaccia grafica basata su Linux, perché appunto Compiz già allora permetteva il cubo, le finestre gelatinose e ben altro. Ecco che in questo breve tutorial, scusate, vi voglio presentare appunto almeno l'attivazione di questi due effetti che appunto per difetto in Unity non sono previsti, perché Unity ne prevede sì di effetti grafici, anche se magari diamo per scontati che siano parte dell'interfaccia normale, ma in realtà tipo questo, il passaggio da un desktop virtuale all'altro fa parte di un plugin di Compiz, è un effetto grafico in effetti. Le ombre delle finestre che si vedono qui, accidenti, proprio andata, ecco che riesco a prenderla. Allora, le ombre, dicevo, delle finestre, se ne apriamo un paio, vediamo un po', si vedono meglio. Ecco, si vedono meglio. Vedete qui l'accenno di ombra qui sul bordo della finestra per dare l'effetto un po' di rilievo delle finestre di desktop 3D, diciamo che è tipico degli ambienti grafici 3D, cosiddetti 3D con la grafica 3D. Ecco che ci dà un'ombra, già all'occhio sembra che questa finestra sia un po' in rilievo rispetto a quella sotto. Ecco, insomma, questo fa parte anche di Compiz, la gestione di queste ombre, eccetera, eccetera. Quindi posso anche chiudere perché queste finestre non ci servono. Ecco, quindi appunto in questo tutorial lo scopo è mostrarvi come aggiungere ulteriori effetti grafici, anche se, come dico qui, come ho messo in evidenza qui, fate bene attenzione, io vi avviso. Queste sono operazioni che farete, ammesso che decidiate di seguire questo tutorial e di fare quanto vi sto per spiegare, sono operazioni che farete a vostro rischio e pericolo, quindi non venite poi a reclamare nei commenti del video sul mio canale che vi si è bloccata tutta Unity o che non vi funziona più bene come prima una certa cosa, perché io vi ho avvisato che queste sono operazioni che vanno al di là delle impostazioni previste da Canonical per Ubuntu, impostazioni per difetto, che quindi sono testate, collaudate prima di rilasciare Ubuntu. Queste sono cose che vanno a ritoccare lo standard e quindi non si sa mai cosa può succedere. Va sempre quasi sempre bene, però c'è sempre quel caso sfortunato, e quindi io vi avviso, se decidete di seguire queste istruzioni, fatelo e prendetevene anche la responsabilità. Allora, come minima garanzia, protezione, io consiglierei, come dico qui, di creare dapprima un nuovo profilo di Compiz e non toccare quello standard di Unity. Cosa intendo con questo? Faccio un piccolo passo indietro prima. Quindi, come facciamo a fare queste impostazioni? Dobbiamo dapprima installare il gestore Compiz config, il gestore delle impostazioni di Compiz config.
Se già non l'avete installato per conto vostro o per altri motivi, dovete installare questo pacchetto. E questo pacchetto, appunto, come dice il nome, lo cercate, cercate Compiz nel software center e vedete che appare il pacchetto che io ho già installato, vedete listino verde, gestione impostazioni Compiz config. Una volta installato questo pacchetto, che fa parte di questo primo punto delle nostre istruzioni, possiamo appunto, piccolo passo indietro, prima di cominciare di seguire tutti gli altri punti, crearsi un nuovo profilo per salvare quello standard consegnato da Canonical che si chiama Unity, dove lo vediamo questo. Quindi apriamo il gestore di configurazione Compiz, eccolo qua, e nelle preferenze, entriamo nelle preferenze, vedete che c'è un profilo. Profilo cos'è? Tutto ciò che impostate nelle varie impostazioni, che sono tante in questo strumento, come potete vedere, qualsiasi listino che attivate, disattivate, opzioni interne che potete modificare in ogni plugin di Compiz, qualsiasi cosa, lui la salva in un file di profilo. Ecco, quando voi installate Ubuntu con Unity vi viene consegnato con un profilo preconfezionato chiamato appunto, guarda caso, Unity. Perché Unity? Perché saprete sicuramente che Unity stessa, cioè questa interfaccia grafica che stiamo vedendo qui, è a sua volta un plugin che fa parte di Compiz. Eccolo qua, Ubuntu Unity Plugin, quindi fa parte del mondo Compiz, e facendo parte del mondo Compiz le sue impostazioni vengono salvate in un profilo. Vedete che c'è, normalmente in Compiz nell'era pre-Unity c'era solo il profilo predefinito, adesso viene consegnato con un profilo chiamato Unity che ha già tutte le impostazioni atte a far funzionare come si deve, come ci si aspetta Unity. Quello che consiglio io appunto è, almeno per avere una certa garanzia di poter tornare indietro in un qualche modo alla situazione precedente, qualora vada male qualcosa, di premere questo pulsante, aggiungere un nuovo profilo, fate clic qui, date il nome al profilo e lo tenete selezionato il vostro nuovo profilo, così tutte le modifiche che farete verranno salvate in quel profilo e non passando sopra questo preconfezionato. Io non lo faccio perché tanto lavoro in una macchina virtuale, posso ripristinarla facilmente, quindi non sto neanche a preoccuparmi del profilo, ma voi, se non lavorate su una macchina virtuale ma sul vostro vero PC, mi raccomando, eh? Ripeto, poi non venite a piangere da me. Detto ciò, partiamo effettivamente con le istruzioni. Allora, installare il pacchetto, abbiamo già visto, Software Center, si cerca Compiz track installato, che è questo, poi si avvia, si cerca Compiz nella dash e si avvia questo strumento appunto di gestione di Compiz. Poi si apre il configuratore appunto e si accede alla categoria desktop, già fatto, eccola qua, si chiama desktop, e attivare plugin desktop cubico. Quindi la prima parte non sono le finestre gelatinose, ma cominciamo ad attivare il cubo. Quindi desktop cubico è quello che abbiamo bisogno. Allora facciamo clic qui, non sul nome desktop cubico perché si aprirebbero le opzioni, ma non è ancora attivato, bensì qui dove c'è il piccolo quadratino di il checkbox. Quindi attiviamo, clicchiamo lì ed ecco che viene fuori un messaggio. Esce il messaggio di disabilitare il plugin desktop wall abilitato per difetto, quindi accettare. Ecco, desktop wall, che è poi questo, che è il plugin attuale, quello che permette di vedere le cose, scusate, di vedere, ecco questo, praticamente quello che vi permette di vedere i desktop che circolano rispettivamente. Questo, se non erro, questo qui è il wall, cioè la parete dei desktop dai quali voi potete scegliere i vari desktop. Vabbè, quindi per poter avere il cubo dobbiamo rinunciare a quello, in quella forma perlomeno, poi non è che ci rinunceremo del tutto, ma quindi accettare di disabilitarlo, si schiaccia qui, poi si
Secondo messaggio. Ecco, piccola nota prima di schiacciare il pulsante. Durante questa operazione il destro si blocca temporaneamente. Aspettare con pazienza che ritorni a reagire normalmente. Ecco, non spaventarsi perché schiacciando questo pulsante, come dico nel punto 4, quindi esce il messaggio di disabilitare Unity, addirittura plugin di Unity, quindi accettare perché tanto lo riabilitiamo dopo. Allora, disabilitare, accettiamo e appunto con queste operazioni temporaneamente il destro si vedete che non riesco più a spostare la finestra, non mi per un attimo si è impiantato il PC. Ecco, questo è può sembrare preoccupante, però è forzatamente previsto perché se si disabilita un plugin ovviamente temporaneamente è sparito tutto. Qui non si vede più niente perché Unity per il momento è disabilitato. Comunque si può andare avanti a lavorare e se vogliamo anche ruotare il cubo, come appunto alle origini di Compiz, che si può ruotare il cubo con il mouse e un paio di tasti della tastiera, dobbiamo attivare anche ruota cubo. Ecco qua. E fin qui ci siamo. A questo punto dobbiamo riabilitare il plugin di Unity, quindi lo facciamo. Ecco. E vabbè, esce qualche messaggio, proviamo a fare risolvi i conflitti, vediamo cosa succede. Qui incominciano a uscire messaggi, le scorciatoie di tastiera, eccetera, 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 imposta. Proviamo ad andare nella strada disabilita, vediamo cosa succede. Ecco, qui ancora una volta è bloccato il desktop, dobbiamo aspettare. Si deve poter aspettare anche un po' a lungo, non è detto che si sblocchi subito, quindi non bisogna preoccuparsi più di tanto, ma avere pazienza, aspettare. Ecco, avete visto, si è riabilitato Unity, è tornato. E ecco che inizia ancora a rispondere il desktop. Sì, vedete? Ci ha messo un attimo, abbiamo dovuto aspettare un po', quindi tranquilli, non panicate. E siamo arrivati al punto 6. Abbiamo riabilitato Unity, questa volta però non più col desktop wall per difetto, ma con i due plugin per ruotare il cubo, per fare il desktop a forma di cubo e ruotare il cubo. Poi per rifinire la cosa almeno come base, poi sapete che questi plugin hanno le varie opzioni, tantissime, adesso ovviamente non sto qui a passarle una a una perché sono troppe e poi non ho nessun interesse a farlo, ognuno può guardarsela una a una come vuole, però almeno una cosa da verificare dobbiamo farla, quindi punto 7, accedere alla categoria tutti, che è questa qua, e scegliere opzioni generali, che è questo. Perché facciamo questo? Perché dobbiamo verificare le dimensioni del desktop, sia orizzontali che verticali, per essere un po' coerenti col cubo, quindi visualizzare l'ultima scheda di dimensione desktop, che è qui nascosta. Eccola qua, l'ultima. Allora, dimensioni orizzontali dovrebbe essere 4 e non 2, almeno per formare un cubo, quindi aumentiamo a 4, e quelle verticali per non fare troppi desktop, diminuiamo a 1, così è una riga sola di desktop virtuale. Praticamente ne avremo ancora i 4 come in origine, come Unity in origine ha i 4 desktop che si presentano in esposizione 4, qui siamo ritornati praticamente ad averne 4, quindi una fila sola di 4 desktop in poche parole, che poi vengono messi a forma di cubo oppure passati orizzontalmente. E voilà, e questa è la parte per il cubo che è già attivo, vedete? Con la classica, magari nascondo un attimo la mia nota, con la classica, come si dice, scorciatoia da tastiera, CTRL, ALT, tenuto premuto il tasto sinistro del mouse, il cubo
incomincia a girare, vedete? Eccolo qua. Questo è il nostro cubetto, che fa venire in mente i primi tempi, perché è un pezzo che io non lo vedevo, per esempio. Francamente non è che ho un gran interesse e voglia di riavere questo cubo, e trovo comodo anche come è impostato per difetto Unity per lavorare col PC, dico lavorare sul serio e non giochicchiare, però il cubo è pur sempre un bel effetto grafico carino, vedete? Questo funziona. Poi CTRL ALT, freccia in giù, fa passare la striscia di 4 desktop orizzontali, voilà. Se usiamo Super S, che è quello di Unity standard, non è più i 4 desktop messi in grande, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, ma è messo in una striscia orizzontale, ma sono pur sempre 4, vedete? Quindi non abbiamo perso del tutto il funzionamento originale, e il resto funziona ancora normalmente. Praticamente tutti gli altri scorciatoi da tastiera dovrebbero funzionare come prima. Adesso non li ho verificati tutti, ma casomai se ne può sempre riattivare uno che è sparito. Con tutti i messaggi che abbiamo visto, ho messo disabilitare, disabilitare, magari è sparito qualcosa, però in sostanza avete visto che siamo riusciti ad abilitare il cubo, che funziona alla grande. Vedete, anche nella mia virtual machine, poverina, sempre stressata, però vedete come tutto sommato è bello fluido, eh? Molto carino. E pensate che, ve lo dico ancora una volta, siamo in una virtual machine che sta eseguendo Ubuntu Precise Pangolin 12.04 in stato alfa, tuttora alfa, quindi vedete come è già stabile questo sistema operativo, ben lungi dall'essere rilasciato. Molto bene. Ecco, così tanto per concludere in bellezza, possiamo attivare anche le finestre gelatinose, quelle che io chiamo finestre gelatinose, quindi qui si va sotto la categoria effetti e plugin finestre tremolanti, ecco, tradotte in italiano tremolanti, io le chiamo gelatinose, vabbè, lo attiviamo e qui ridagli, ogni tanto ci sono sti messaggi, disabilita snapping window, bisogna rinunciare a qualcosa per avere qualcos'altro, insomma, compits, quando si esce dallo standard già preimpostato è un po' così. Ancora una volta si è bloccato il desktop, perché tutte le volte, ecco, adesso si è risbloccato, voilà, è tornato vivo e vedete che la finestra bloop, gelatinosa, tremolante, voilà, avete visto? Proviamo a aprire un'altra finestra, perché si posizionano sempre qui, accidenti, ste finestre, ecco che la prendiamo, vedete? Molto gelatinosa, bella bella gelatinosa, e voilà, questo è quanto volevo mostrarvi in questo tutorial, tutto sommato breve, però mi sembra anche simpatico, carino, un'alternativa allo standard delle impostazioni compits di Unity, è proprio questa. Quindi si possono riattivare anche effetti di antica memoria, che magari qualcuno è particolarmente affezionato. E voilà. Grazie per l'attenzione e alla prossima.